Dio vi benedica. Voglio accomodarvi. Siccome vi ho detto che prima che farò 70 anni, ci sarà una mattina che troverete la chiesa chiusa con un cartello con scritto sopra e l'uscio è stato chiuso e quindi chi verrà in ritardo rimarrà fuori della porta e quindi metteremo in pratica quello che dice la scrittura. Stamattina voglio parlarvi di qualcosa che magari per alcuni non è allegro, sicuramente tu vieni dalle ferie, sei riposato, se sei qui per la prima volta non toccare ferro, quindi non cercare quello che è la tradizione, eccetera, eccetera, ma voglio parlarvi di un qualcosa che da un po' di tempo lo Spirito Santo ha messo nel mio cuore, perché è qualcosa con la quale ci dobbiamo confrontare, è qualcosa che non possiamo ritardare, è qualcosa che fa parte della nostra vita, perché noi sappiamo il giorno in cui veniamo in questo mondo, ma non sappiamo il giorno in cui noi lasceremo questo mondo. Quindi voglio parlarvi di una morte, ma anche di una morte importante, perché non soltanto lo dice la scrittura, ma è un passo, un testo che sta dando molto al mio cuore, perché sento da parte di Dio che l'amore di Dio, la sua grazia, la sua misericordia non fa sconto e che la chiamata che ognuno di noi ha è una chiamata a una vita santa. Fratello Paolo Ruggiero ha postato qualcosa su Facebook che diceva che lo standard dei cristiani, forse in questi ultimi tempi, sta un pochettino scemando e sta scendendo. Quindi il messaggio di questa mattina è positivo. Il messaggio di questa mattina, lo Spirito Santo vuole segnare il nostro cuore. Se mi togliete questo vento, perché sento un altro tipo di vento, quindi vorrei che il vento dello Spirito Santo si potesse confondere con il vento artificiale. Quindi vorrei che piano piano, buon tempo, poi lasceremo alla fine, faremo l'offerta, lasceremo allo Spirito Santo la possibilità di poter parlare ai nostri cuori e vi vorrei portare nel capitolo 34 del libro di Deuteronomio. Dal verso 1 al verso 7 leggo: poi Mosè salì dalle pianure di Moab sul monte Nebo, in vetta al Pisga, che sulla sponda opposta a Gerico. E l'Eterno gli fece vedere tutto il paese di Galad fino a Dan, tutto Neftali, il paese di Efraim, di Manasse, tutto il paese di Giuda, fino al mare occidentale, il Negev, la pianura della valle di Gerico, città delle Palme, fino a Soar. L'Eterno gli disse: questo è il paese che ho promesso con giuramento ad Abramo, a Isacco, a Giacobbe, dicendo: io darò alla tua discendenza e te l'ho fatto vedere con i tuoi occhi, ma tu non vi entrerai. Così Mosè, servo dell'Eterno, morì là nel paese di Moab, secondo la parola dell'Eterno. E l'Eterno lo seppellì nella valle del paese di Moab, di fronte a Beth-Peor, e nessuno ha conosciuto fino ad oggi il luogo della sua tomba. O Mosè aveva 120 anni quando morì. La sua vista non si era indebolita e il suo vigore non era venuto meno. Nella mia lettura giornaliera sono già quasi a metà libro del libro di Giosuè, ma lo Spirito Santo mi porta sempre sul capitolo 34, su questa morte di Mosè, perché questa mattina voglio parlarvi della morte di Mosè, dalla morte di questo grande uomo di Dio. E questa morte, che è una morte particolare, è una morte privata. Molte volte muore un personaggio della politica pubblico e dicono: i funerali saranno fatti in forma privata. In questo funerale è in forma privata. Questo funerale non lo organizzano i giudei, non lo organizzano i figli, parenti di Mosè, ma questo è un funerale che lo organizza Dio, e Dio ha voluto che questo funerale fosse in forma privata.
E la cosa importante in questo funerale, ma non soltanto, quello che è importante, non il modo come tu morrai, qual è il giorno che tu morrai, quale sarà la causa per cui tu morrai, potrebbe essere una malattia, potrebbe essere un incidente, potrebbe essere per vecchiaia, non è tanto importante per noi cristiani, che noi crediamo nell'eternità, quindi non abbiamo paura della morte. Billy Graham disse, un giorno sentirete dire che Billy Graham è morto, non ci credete perché io sarò più vivo che morto. E questa è la nostra speranza, come cristiani abbiamo la meta che è verso il cielo, i nostri ragazzi hanno voluto che ci fossero degli insegnamenti il sabato sul ritorno di Gesù, e io ringrazio Dio quando noi pensiamo al ritorno di Gesù, che realizziamo la nostra vita e che non siamo eterni e che non vivremo sempre su questa terra. La cosa importante è che il giorno della nostra morte non ci siano solo i nostri vicini, la famiglia, le persone che sono più care, ma la cosa importante è che il giorno della tua dipartita ci sia la presenza di Dio, ci sia Dio al tuo capezzale. Noi abbiamo avuto alcuni che sono morti a motivo anche del Covid, non soltanto nella PDS, ne menziono uno, perché abbiamo perso una cara persona, un carissimo fratello, Santo Trombetta, che nella sua circostanza la famiglia non poteva essere presente perché morì per Covid. Ma conoscendo questo uomo, la sua testimonianza, la sua fede, possiamo dire che non morì, non è morto da solo, perché noi crediamo che Dio o un angelo, qualcuno dal cielo, era alla sua presenza. Siccome io non sono Dio, e voi direte meno male, ma sono un pastore che pastura le persone, devo dirvi che qualche volta ho avuto la perplessità, conoscendo la persona per cui abbiamo, diciamo, fatto il funerale, perché Gesù disse non chi mi darà Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli. Voi sapete che non sono gli evangelici che entreranno nel regno dei cieli, che sono i figli di Dio, coloro che hanno il temore di Dio, coloro che vivono secondo la sua vita, secondo la sua testimonianza, coloro che proteggono la loro vita, coloro che esercitano la fede, coloro che vivono distaccati dal peccato, coloro che permettono allo Spirito Santo piano piano da liberarci da tutta quella che è la vecchia vita, perché la misericordia di Dio è verso di noi, la grazia di Dio è molta estesa, ma spesse volte dal pulpito, non soltanto da questo, cioè viene insegnato, ma una volta salvato per sempre salvato, sta per uscire un libro pubblicato da Verso la Meta, da David Pawson, che tratta proprio questo argomento, una volta salvato per sempre salvato, la risposta è no, perché anche la nostra salvezza ha un suo compimento, adempimento. Ogni giorno noi dobbiamo custodire la nostra vita, ogni giorno ci dobbiamo esaminare, non permettere al peccato di rovinarci, non permettere a tutte quelle cose che noi sappiamo, che leggiamo la scrittura, che sentiamo, non rovinano la tua vita. C'è qualcuno che tu odia, che non è tua soggera, c'è qualcuno che non ti può vedere e non sono i tuoi vicini, c'è qualcuno che se ti potesse distruggere lo farebbe in un istante. Settimana scorsa siamo state a Collina Primo Sole, una cara donna che aveva problemi, che era posseduta. Io pensavo di fare un tipo di visita, poi invece è stata questa visita, e quando siamo andati a casa abbiamo visto questa giovane mamma piccolina che era seduta alla tavola, io certamente non conoscendo all'inizio, non sapevo, e io ho detto come ti chiami? E non lei, lo spirito mi ha detto demone, tu sai come io mi chiamo. Si è alzata, era piccolina, andato che c'era un muretto basso, si è accattocciata che sembrava una piccola palla, è iniziata a strofinarsi la testa al muro. Ora, non mi manca l'esperienza, non ci manca l'esperienza in tutti questi anni a pregare per persone che hanno problemi con i demoni, ma questo è stato qualcosa che mi ha toccato veramente profondamente. Abbiamo detto, se potete allontanare i figli, e c'era uno che è un professore, quando ho visto subito nello spirito, ho visto che qualche demone ce l'aveva anche lui.
poi dopo ho detto: vuoi che noi preghiamo per te? Sì, siamo entrati dentro e questo uomo disse: posso entrare? Aveva una corona. Poi ho saputo che lui anche causa tutta questa, diciamo, situazione, perché è uno sciamano, e quando si è entrato posso esserci anch'io, ho detto io: Signore, proteggici stasera, perché non vorrei che io prego per lei si manifesta questo. E quindi abbiamo pregato per questa donna e c'è stata subito una manifestazione, c'è stato un momento in cui proprio il demone che era in lei mi guardava negli occhi, ho preso la testa e con calma l'ho sgridato. Negli anni del mio ministero è stata la prima volta che una donna posseduta è stata liberata in 5 minuti. Forse Dio ha voluto farlo in questo modo perché magari ha voluto dimostrare a questo, che è uno spiritista, la potenza di Dio, che diceva ai suoi alunni che la Bibbia è storicella. La Bibbia non è storicella, la Bibbia è la parola di Dio. Nella Bibbia troviamo noi tutto quello che noi vogliamo. La Bibbia parla del nostro passato, che è stato perdonato per il sangue di Gesù, parla del nostro presente e parla anche del nostro futuro. Mi ha fatto molto pena, una grande misericordia, e quando il lunedì l'ho vista che è venuta al culto, tutta abbassata, sistemata, tutta nausea persona, mi disse: ti posso abbracciare? C'era suo marito, ci disse: dicci lui prima a tuo marito, perché giustamente riconoscono, no, che quindi se il diavolo ti può fare cambiare strada, se il diavolo ti può cambiare sentimenti, se il diavolo, no, ti può rovinare e rovinare quello che Dio ha fatto in te, e non importa se 6 mesi, 1 anno, 10 anni, 20 anni, 30 anni che tu hai donato il tuo cuore a Dio, lo farà, perché il suo lavoro è distoglierci, il suo lavoro è indebolirci, il suo lavoro e facci vivere come si dice all'acqua di rose. Quindi Mosè, che era un uomo di Dio, che è stato il padre di Israele, che è stato il liberatore, ha tratto fuori Giudea da questa schiavitù, l'ha portata nel deserto, li ha accompagnati per 40 anni, è stato il legislatore, è stato quello che ha ricevuto i 10 comandamenti, circa 630 leggi che regolava la vita di questa giovane nazione in quello che era il punto di quello che era, diciamo, stato religioso, sociale, di quello che era la sanitario. È stato un padre, è stato un pastore, è stata una figura importante per il popolo di Israele. Quindi è stato tutto questo e forse molto di più di quello che io ho detto in questo momento, ma nonostante ciò è arrivato anche il giorno della sua morte. È arrivato il giorno che Dio lo chiama e gli dice: sale su questa catena montuosa che è Monte Nebo, quindi lo porta, lo fa salire là sopra e gli dice: guarda e ammira. Lo dice che aveva una buona vista. Qui non viene rinnovata la promessa, qui si adempia la promessa. Tutto quello che Dio aveva detto nel passato, che avrebbe dato la terra di Cana, qui si adempie. Quindi lui era alle porte di Cana, e di qua dal Giordano. Dio lo fa salire, sale su un monte Pisca e dice: guarda. E quindi Mosè, essendo aveva una buona vista, inizia a guardare, a vedere. Dice: fino al mare Mediterraneo, cioè la Giudea, tutto, vede questa meraviglia della terra. E mentre che lui guarda, qua ci vorrebbe il pastore Afo, quando fa il respiro, si scialava, perché vedi che cosa? La fedeltà di Dio. E Dio è fedele, quello che lui promette lo fa. Lui sarà sempre vicino a te, tu avrai sempre il suo aiuto, hai bisogno di tutto quello che tu hai bisogno, lui ce lo dà. Lui non ci tradisce, lui non ci abbandona, lui è per noi. Lui vuole fare conoscere non soltanto il suo proposito, ma ti vuole aiutare a portare avanti il suo proposito. Lui vuole che tu sia santo, lui vuole che io sia integro, lui vuole che noi siamo di parola, lui vuole che noi siamo credibili, lui vuole che noi siamo tutto quello che dice Gesù Cristo, perché Cristo la perfezione,
Cristo che è tutto. In Cristo noi abbiamo tutto quello di cui noi abbiamo bisogno. Cristo è il modello, non io, non chiunque parla di Cristo. Noi siamo i servitori, noi dobbiamo fare la volontà di Dio. Vi metto che noi non siamo Dio, che non abbiamo noi la salvezza, non siamo noi che mandiamo le persone all'inferno, che le mandiamo in paradiso. È Dio che giudica, è Dio che sa, è Dio che sa se hai una doppia vita, se hai un vestito duplo fasse, sa che in ta chiesa ti comporti in un modo e quando tu ne esci fuori hai una doppia vita. Dio sa se tu hai una relazione che è fuori dal matrimonio. Dio sa se tu se tu guardi pornografia da mattina fino a sera. Dio sa cosa guardano i nostri occhi. Dio sa di che cosa noi ci nutriamo. Dio sa se siamo completamente sciolti e viviamo secondo la sua grazia e la sua misericordia, perché Dio dice che la sua morte, la nostra morte, ai suoi occhi è importante. Lo ripeto, dice che la nostra morte ha gran valore ai suoi occhi. Dice che noi abbiamo speranze persino nella morte. Parla chiaro su tutto questo. Quindi lui vede, ci ama, ne vuole bene, ma non ci vuole lasciare per come noi siamo. Vuole che noi ci allontaniamo dal peccato, vuole che noi viviamo santamente, vuole che noi viviamo nella sua giustizia, vuole che noi sopportiamo, vuole che noi amiamo i nostri nemici, vuole che noi viviamo secondo i canoni del Vangelo e della sua parola. Quindi lui vede, e nei primi tre versi fino all'ultima parte vediamo che cosa? La grazia di Dio. Come la grazia di Dio vediamo qua che precede il giudizio. Come quando noi andiamo a Cristo, la sua grazia precede il giudizio. Lui non ci tratta secondo i nostri peccati. Noi l'abbiamo confessati, abbiamo dichiarato di appartenergli, di essere unito a Lui. Lui ha lavato i nostri peccati mediante il suo sangue, ci ha proiettato e fatto entrare nella libertà, ci ha dato la sua natura, ha detto che noi dobbiamo vivere secondo la cultura del regno e non secondo la cultura che sta attorno a noi. La cultura che sta attorno a noi non è la cultura di Cristo. Ma io, sai, ho fatto a sta maniera. Se tu truffavi non puoi più truffare. Se tu facevi falsa assicurazione non puoi continuare a fare falsa assicurazione. Se tu truffavi lo Stato non puoi continuare più a truffare lo Stato. Io non pagavo mai l'autostrada per anni. Perché quando arrivavo a Messina gli davo una targa da polizia, chiedo tan 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 e passavo. Quando Dio ha toccato il mio cuore ho capito che quella era un'attitudine sbagliata. La mattina arrivo al casello, c'era quello che mi conosceva, già tagga sapeva a memoria, no? E tu, Arte, stamattina dici, voglio pagare l'autostrada, no? Tutto pieno di fede, dici, ma come mai? Ce l'ha pagato mai? Ma sai, Gesù è venuto nella mia vita, che sto mi ha dato un pochettino, pensavo, cusavo questo sarà bevuto, mister, non ti capisco, ma se tu vuoi pagare 2.500 lire, e iniziai a pagare e potremmo continuare. Tu potresti venire qui a testimoniare quello che lo Spirito Santo ha fatto nella tua vita, il cambiamento, il dietro fronte, che hai iniziato a camminare con Gesù, che hai iniziato a testimoniare della sua gloria, hai iniziato a dire agli altri: Cristo ha cambiato la mia vita, non hai più se nell'adulterio hai chiuso quella storia, se fornicavi hai capito che questo offende Dio. Ripeto, l'enfasi di questa mattina e l'enfasi dello Spirito Santo non è tanto se tu morai, noi moremo. L'enfasi questa mattina dello Spirito Santo è se Dio sarà vicino a te il giorno della tua morte, se Dio sarà vicino negli ultimi istanti della tua vita. Ripeto, è importante che la famiglia sia vicino, è importante che anche la famiglia della Chiesa sia vicino a noi, ma quello che è importante, se la tua morte è preziosa
ai suoi occhi. Quello che è importante, se tu nella tua morte hai speranza, per come dice i Proverbi. Quello che è importante, se tu sei integro, se tu vivi santamente, se tu hai uno stile di vita, se tu sei credibile, se tu sei innamorato di Gesù, se tu non sacrifichi, non baratti quello che è la grazia e la misericordia di Dio. Qui Dio disse: guarda, ammira, e il suo cuore si era allegrato perché ha visto che tutta la fatica, tutto quello che ha subito in tutti gli anni in cui ha iniziato a pastorare il popolo di Israele, e hai visto quattro, no? Ma in quel momento vide la realizzazione della promessa. Sto parlando di Mosè, sto parlando di quello di cui Dio parlava faccia a faccia, sto parlando di quello che solo di lui, perché di Davide dice un cuore secondo il cuore di Dio, ma di lui dice l'amico di Dio. Mosè, il legislatore, grande pastore, l'uomo di Dio, ci si guarda, ammira, ma tu non ci entrerai. Tu non passerai questo Giordano, amico mio. E Mosè ci disse: ma perché? Ho fatto tutto quello che dovevo fare. Hai fatto quasi tutto quello che dovevo fare. Ma sei stato incredulo, non mi hai ascoltato, non sei stato sottomesso, non hai ubbidito, non hai fatto che lo stessi io. Quando hai colpito la roccia, ti ho detto fallo una volta. Non era andata a donne, non badava film porno, non aveva una doppia vita. Fece una cosa pronuncente, sicuramente spinto di quanto cuttighiamo da mattina fino a sera. Danno l'acqua, l'acqua, qua è. Pum, pum, non entrò. Anania e Saffira erano nella chiesa e sono andate da Pietro e non avevano una doppia vita. Non avevano una storia a tre. Non avevano una famiglia allargata. Avevano venduto, hanno fatto i calcoli. Non disse noi non daremo, ma dice forse possiamo dare di più, possiamo dare di meno. Oh, quanto il mio cuore è stato quando tu ti eri triste di dare a Dio l'offerta a decima. Il tuo cuore è attristato, il tuo cuore ha bisogno di essere liberato. Tu essere generoso con Dio, non mai essere reale nelle cose. Noi dobbiamo investire nel regno di Dio. La fede è pratica, la fede non è alleluia e gloria a Dio. La fede è fondamentale, la fede è importante. E pum, cascao terra. E mi sembra che succedeva la stessa cosa a sua moglie. Mi sembra che Gesù disse: due sono nei campi, uno mi piglio e uno lo lascio. Due sono al mulino, due donne, una piglio e una lascio. Credo che è stato Gesù che ha detto questo. E mi sembra che in questa storia non parla ai neoconvertiti, altrimenti avrebbe detto: se tu non te ravvedi, uno prendo e uno lo lascio. Abbiamo bisogno che il santo amore di Dio si impossessa da noi. Io ringrazio Dio con mia moglie, siamo andate a Palermo, dove Dio ci ha parlato, come ci parla anche questa mattina, e ci parla del suo santo amore, ci parla di avere una vita credibile, ci parla di essere integri, ci parla di essere di una parola, sì sì e no no, ci parla di mettere in pratica il Vangelo, ci parla di studiarci, ci parla di esaminarci, ci parla che dobbiamo vivere santamente, ci dice che la nostra vita ha un valore se noi viviamo nel suo santo amore. Noi entreremo in cielo se noi faremo la sua volontà. Tu entrerai in cielo se tu sarai lontano dal peccato. Noi entreremo in cielo se è il momento in cui, non soltanto, perché nessuno di noi sa, lo ripeto, l'enfasi non è se tu morai, morai, moriremo. Morì Mosè, ma era morto anche Abramo, Isacco, Giacobbe. Morì Davide, muoiono i fratelli. Questi giorni due seminaristi sono stati sequestrati
Uno l'hanno messo al rogo, l'hanno bruciato vivo. Nella storia molte persone sono morte per il ministero, sono stato vicino al capezzale di sorelle, fratelli che stavano andando col Signore. Alcune a causa di una malattia, a causa di un tumore. Noi crediamo in Dio, noi crediamo nella potenza di Dio, ma siamo su questa terra. Se un tuo parente muore per una malattia, non significa che non era santo, che non amava Dio. Perché in questa storia dice che lui conservò due cose importanti. Dice che la vista non si era indebolita e il suo vigore lo conservò. E aveva 120 anni. Forse tu non conserverai lo stesso vigore. Forse tu te ne andrai per una malattia. Forse tu morirai di vecchiaia. Non ha importanza qual è la causa. C'è domenica fa, per ricordate, stavo cascando e poi sbatti a destra, morivo e me ne sarei andato mentre predicava il Vangelo. Perché alla morte ci penso e ci penso ogni giorno. Non perché ho paura della morte. Uno, per lasciare cose tutte sistemate e non lasciare in tebrogli e non lasciare nella confusione. Per questo abbiamo iniziato da marzo a investire sui ministeri, a portarli avanti, perché so che anch'io lascerò questa terra. Quindi non sarà importante il giorno. Mia mamma ne ha 98, certamente se qua davanti ho speranza, no? Però nessuno può sapere. Quindi lui conservò la vista e conservò il vigore. Quindi forse tu avrai la cataratta, quindi tu ti fa male il ginocchio, forse alcuni di voi hanno delle ernie, quindi avete dei dolori, ma questo è il punto. La cosa importante è che noi conserviamo la santità di Dio e il suo timore dentro di noi. Che la tua morte, come la morte di ognuno di noi, il giorno quando sarà, sia preziosa davanti a Dio, perché Dio non passa sopra il peccato, perché Dio non farà sconto a nessuno, perché la scrittura dice che lui è santo, che tra volte santo. Cristo è il nostro modello, Cristo è il nostro tutto. Quindi da questa morte, da questa dipartita, ci fa riflettere molto che Dio celebrò però questo funerale. Non c'era nulla. Però la cosa bella in questa storia è che Dio lo ha seppellito. Io vorrei che Dio, spiritualmente parlando, mi seppellisca, che Dio mi possa dire il giorno: non eri perfetto, non siamo perfetto, ma ti sei fatta distante dal peccato e dalle cose che ti potrebbero rovinare. Vogliamo alzarci in piedi e vogliamo chiamare il gruppo musicale e lasciare che lo Spirito Santo questa mattina rilasci il suo santo dimore e che ognuno di noi abbiamo il tempo questa mattina. Possiamo esaminare la nostra vita, possiamo rivedere la nostra vita, possiamo iniziare a rivedere, a riflettere come sono le nostre giornate, come sono costellate, cosa i tuoi occhi guardano, di che cosa ti stai nutrendo, qual è la cosa per la quale vibra il tuo cuore. Cos'è? Leggere la Bibbia, meditare la Bibbia, riflettere sulla Bibbia, lasciare che il seme di questa parola ti pasturi, si prenda cura di te, porti vita, porti libertà, ci liberi dal nostro passato, ci liberi dalle cose che ci rovinano, che purificano i nostri occhi, che ci proteggono dal male, dal peccato, dalla malvagità.
da quello che c'è attorno a noi. E voi sapete che attorno a noi non c'è niente di buono. Voi sapete, noi sappiamo che davanti a noi, in questi ultimi anni, non decenni, anni, mesi, come le cose immorali stanno cambiando e ciò che è male viene chiamato bene, che ciò che è immorale viene passato come se fosse normalità. Ma loro non conoscono Dio, loro non hanno fatto un'esperienza, loro non sono state salvate, loro non sono state liberate, loro non sono state tirate fuori da quella situazione. Loro non sanno che stanno servendo il diavolo, loro non sanno che sono sotto il potere di Satana, loro non sanno che stanno andando all'inferno, loro non sanno che Dio un giorno giudicherà i vivi e i morti, loro non sanno, come fosse non sapevano, queste 2000 persone che in Marocco sono morte all'istante per un terremoto, forse senza avere il tempo di gridare, di chiedere aiuto a Dio, in un batter d'occhio, all'improvviso, la tua vita potrebbe essere ridomandata. E il punto non è che tu morirai in quel momento, non è quello il punto, ma il fatto importante è come moriremo. La nostra morte sarà preziosa agli occhi di Dio, la tua morte sarà la morte di un santo, la tua morte sarà la morte di una donna, di un uomo, di un giovane che era innamorato di Gesù, che come è stato per Giuseppe, che ogni giorno quella gli diceva vieni a letto con me. Lui poteva cercare la convenienza, poteva dire questa è figlia di un, la moglie di un grande ufficiale, suo marito non saprà mai niente e quindi avrebbe potuto cedere. Lui era in schiavitù, lui era tra un popolo che non era il suo popolo, lui era in una circostanza che attorno a sé non c'erano i santi, non c'era la sua famiglia, non c'erano i suoi genitori, non c'erano le persone che credevano allo stesso Dio. Ma lui aveva il temore di Dio nel suo cuore, e il temore di Dio è fondamentale e importante. Forse tu non hai più freni inibitori, forse tu ti sei lasciato andare, forse tu hai lasciato andare la tua vita, forse tu sei vittima di vizi, di situazioni che ti hanno incatenato. Ami Gesù, ami Dio. Io sono sincero che tu ami Dio. Io faccio consulenze e quando le persone vengono so che amano Dio. Se vengono è perché lo vogliono bene, ma c'è stato un qualcosa, c'è stata un'apertura. Hanno aperto il suo cuore alle cose innobili, hanno aperto il suo cuore alle cose immorali, hanno aperto il loro cuore a quello che la Bibbia dice, libidine, desideri sfrenati, desideri senza alcun freno, desideri che sono per conto suo, desideri che non sono più controllabili, desideri che ti hanno afferrato un cervello, desideri che ti hanno incatenati, e una catena hai. Ora è scritto, e voglio raccontarvi la testimonianza di questa donna che in pochi minuti è stata liberata, e noi possiamo essere liberati in pochi minuti se noi veramente lo vogliamo, se noi veramente lo desideriamo. Quando venne Tiel e parlò alla chiesa sul peccato, disse il peccato non avviene da un momento all'altro. Uno che vuole commettere fornicazione, che vuole commettere adulterio, non è in un batter d'occhio come il ritorno di Gesù. Prima deve andare verso la donna adultera, prima deve andare verso quello che sta alla tua fonte di peccato. Poi dice ti devi sciogliere la cintura, scusate stamattina papà, poi da abbassare i pantaloni e altre cose. Quindi è azione. Quindi tu puoi chiudere il cellulare, tu puoi spegnere il computer, tu puoi cambiare il tuo cellulare, tu puoi mettere dei freni, delle situazioni, se veramente tu tieni alla tua vita e se tu vuoi che la tua morte, come la morte di ognuno di noi questa mattina, sia preziosa ai suoi occhi.
noi vogliamo la sua presenza, noi vogliamo che il giorno del nostro funerale, che ripredicherà, conoscendo la nostra vita, possa dire veramente: qui un santo ci ha lasciato, qui una santa ci ha lasciato, qui uno, qui una, che veramente la sua vita rispecchiava la vita di Cristo, una persona credibile, una persona integra, una persona che ha amato Dio, una persona che ha fatto della sua esistenza predicazione del Vangelo, una persona che veramente quello che credeva lo viveva, una persona che cercava il cuore di Dio, una persona che amava stare con Dio, una persona che amava la Bibbia, che meditava la Bibbia, che ha permesso che il suo cuore sia pasturato. Per noi, noi non dobbiamo focalizzarci sulle circostanze, noi non dobbiamo dire il mondo, il mondo, il mondo, perché questo potrebbe anche essere un inganno che sposta la nostra attenzione, il nostro focus. Noi sappiamo quello che è il mondo, la nostra concentrazione, il nostro focus deve essere Cristo, 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 il nostro focus deve essere in Lui, viviamo, ci muoviamo e siamo, il nostro focus deve essere Satana, io non mi prosterò più a te, Satana, io non presterò più i miei arti a te, perché Cristo mi ha liberato dalla tua forza, dalla tua morte, dal tuo dominio, dalla tua potenza, perché un'altra forza, un'altra potenza è venuta in me. Voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi. Voi riceverete la potenza di cui avete bisogno per testimoniare, per vivere una vita piena di potenza, piena di grazia, di misericordia, per vivere nella santità, per vivere nella giustizia. Noi siamo cristiani, noi portiamo alta la bandiera di Gesù Cristo. Noi non siamo come quelli che non conoscono Dio. Noi non abbiamo nessuna intenzione di rovinare la nostra vita. Noi non vogliamo tornare indietro, noi non vogliamo essere come il maiale che va a rigirarsi nel fango. Dio sa di che cosa noi abbiamo bisogno, ma credo che noi come Chiesa abbiamo bisogno del temore di Dio. Noi come Chiesa abbiamo bisogno di accostarci di più alla sua santità. Noi abbiamo bisogno di rivedere noi stessi, abbiamo bisogno di esaminarci, abbiamo bisogno di permettere all'amore e alla misericordia di Dio, che ci ama ad un amore eterno, che ci ha dato Gesù Cristo, che ha perdonato i nostri peccati, che ha mandato Gesù Cristo sulla croce a morire per noi, ha preso i chiodi nelle mani, i chiodi nei piedi, è stato colpito, frustrato, abbandonato come una pecora muta, è andato a morire per te e per me, e noi non possiamo rovinare la nostra vita, noi non possiamo giocare con il peccato, noi abbiamo bisogno di fermarci, noi abbiamo bisogno di esaminarci, noi abbiamo bisogno di parlare se necessario con nostro marito, con nostra moglie, e se necessario puoi venire a parlare anche con me, perché sono stato e sono un padre nella Chiesa, non ho mai puntato il dito per una persona quando è venuta a confessare il proprio peccato, ma ho cercato di aiutarlo a uscire da quella situazione. Non sono migliore di voi, ogni giorno cerco di costruire la mia vita, perché dice la parola: colpisce il pastore e le pecore saranno disperse. Io ho bisogno di tanta grazia, io ho bisogno di custodire la mia vita, io ho bisogno e desidero, i giorni passano, i mesi passano, gli anni passano, ripeto, non è la cosa importante il fatto che tu, che io moriamo, noi moriremo, non sappiamo la causa, non sappiamo la giornata, ma una cosa importante è che la sua presenza sia al nostro funerale, che la tua morte e la mia morte sia di grande valore agli occhi di Dio, e che Lui possa dire: questo è stato un mio servo, una mia serva, un giovane, una giovane che si è mantenuto puro, non perfetto, puro, lontano da tutto quello che l'avrebbe potuto rovinare. Cosa possiamo dare a Dio, che Lui è padrone di ogni cosa? Vogliamo adorare Dio e nel silenzio chiede a Dio, prega nella mente,
che nessuno ti senta, così tu puoi confessare quello che ti sta rovinando, quello che potrebbe rovinare la tua famiglia, quello che potrebbe rovinare i tuoi figli. Quando noi perdiamo la dignità, ascoltami, della nostra famiglia, dei nostri figli, quando noi perdiamo la dignità, quando noi siamo detestati dai nostri figli per una vita dissoluta, noi abbiamo perso tutto. Oricala mashanta rakita la mashara garakita. Che questa storia parli profondamente. È più di 2 mesi che non riesco ad allontanarmi, e lo Spirito Santo mi porta sempre su questa morte. Dio ha disputato, l'arcangelo ha disputato per la sua morte, perché essendo che è stato un uomo integro, Satana disputò perché voleva che gli fosse costruito, forse alcuni commentatori dicono, un grande mausoleo, in un modo che i giudei, essendo che erano inclini all'idolatria, potevano essere distratti dalla santità di Dio, dalla croce, dalla potenza di Gesù, dalla croce. Alla croce lui è morto per noi, alla croce lui ha pagato, alla croce ogni peccato è stato sconfitto, alla croce lui ha detto tutto è compiuto. Padre, loro se lo vorranno potranno vivere nella totale libertà. Se loro lo vorranno, loro godranno della mia morte e della mia resurrezione. Loro godranno della mia pienezza. Loro godranno della mia giustizia. Loro godranno tutto quello che io ho. Loro godranno, perché la tavola sarà sempre apparecchiata. Sii libero, fuggi dal peccato, fuggi dall'immoralità, fuggi da tutto quello che tu sai che ti sta rovinando, che ti sta portando sempre più basso, che ti toglie la gioia della salvezza. Lo ami e tu sei sincero quando dici che lo ami, lo vuoi servire, forse lo servi, ma lui ti ha annullato, ti ha tolto la forza, ti ha tolto il vigore, ti ha ridotto al minimo, al lucignolo. Dio vuole che la tua luce, che la sua luce risplenda. Lui vuole che noi siamo luce in questo mondo. Lui vuole che la nostra lampada risplenda. Lui vuole che tutta la sua gloria e la sua potenza sia in noi. E noi siamo i portatori della sua grazia, della sua giustizia, della sua santità, del suo amore. Tutto quello che lui ha, lui ha chiamato noi affinché noi lo rappresentiamo in questo mondo. Se questa mattina è necessario un ravvedimento totale, sia un ravvedimento nel tuo cuore, nella tua anima. Se sei immorale, lascia l'immoralità, corri verso i suoi piedi, verso la croce, digli qual è il tuo bisogno, digli se sei legato, digli se questa catena è sempre più grossa e più grossa, di cui tu non ti puoi liberare. Grida al suo nome, non c'è niente che lui non possa fare. Se il tuo grido dice, Signore, liberami, liberami, la potenza di Gesù, la potenza della croce, la potenza della sua parola, solo una parola, disse quel soldato, solo una tua parola, non c'è bisogno che tu vieni a casa mia, non c'è bisogno che tu ti scomodi, una sola parola libererà, guarirà il mio servitore. Egli è Dio, Egli è il Signore, e poi ogni cosa, quando la Chiesa si umilia, quando la Chiesa cerca la sua faccia, quando sulla sua Chiesa torna indietro, santità, rispetto nella sua Chiesa, tra il suo popolo, il suo santo dimore sia il nostro cibo, sia la nostra colazione, sia il nostro spuntino, sia quello che ci accompagna ogni giorno. Lascia, non chiameremo nessuno questa mattina, perché non voglio mettere nessuno in difficoltà da occhi indiscreti o dall'immaturità a volte dei nostri fratelli, ma lui non soltanto è vicino a te, lui è dentro di te. Chiudi quella porta che ti sta rovinando, chiudi quella finestra, chiudi quell'uscio, chiudi, fuggi e corri verso il Cristo, verso le sue mani,
verso le sue braccia. Solo una chiesa santa lo vedrà, solo una chiesa che vive nel suo santo dimore. Se tu ancora non hai donato il tuo cuore, se tu ancora non hai fatto un passo, se tu ancora sei in quella incertezza, se tu non sai di essere salvato, solo a chi ancora non ha fatto questo passo tu puoi venire qui questa mattina avanti, donare il tuo cuore e dire: Signore, io voglio vivere per l'eternità. Signore, io abbandono il mio peccato e questa mattina consegno il mio cuore, la mia vita alla tua presenza, ministri, alla tua presenza.